Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi figlioli, è Pasqua. Siamo riusciti anche quest'anno, in mezzo a tutte le prove della storia collettiva, questa guerra alle porte di casa, potremmo dire, ma soprattutto questa situazione grottesca, drammatica, che c'è nella chiesa di un falso papa che da 9 anni siede sul trono di Pietro, ma il cielo si è acceso anche questa notte qui. È il protagonista, come avete visto. È il protagonista il cielo pasquale, perché indica Cristo risorto. Ecco, guardate questa fiamma che si muove quasi danzando. Questa fiamma indica che Cristo è vivo. Questa fiamma indica che Cristo è risorto. Questa fiamma indica che ha vinto il peccato e la morte, che sono i nostri due grandi avversari che da soli non saremo mai riusciti a vincere. Abbiamo potuto cantare il Gloria. Il Gloria, come avrete notato, ha costituito uno spartiacque nella liturgia di questa sera. La prima parte è lunga, per certi versi, per alcuni monotona, forse è ancora appartenente al clima penitenziale. Vedete che avevo indossato la veste violacea, la stola, e poi invece col Gloria è iniziata la messa di Pasqua, i colori liturgici bianchi. Io quando ero piccolo sapevo molto bene quando la notte di Pasqua, nella veglia, arrivava la risurrezione di Cristo, perché al Gloria, quando suonava la campanella, il sacrista, che dormiva sonni profondi dall'inizio della veglia, finalmente si svegliava. Era il primo a cantare Alleluia. Sembrava quasi un gesto automatico. Appena subito c'era l'Alleluia, lui si svegliava, Alleluia, Alleluia, cantava anche lui. Allora noi dicevamo, Cristo è veramente risorto. Ma noi non dobbiamo cantare l'Alleluia in maniera meccanica. Lo dobbiamo cantare con la nostra vita. Alleluia significa che Cristo è risorto, figlioli cari. Noi del piccolo resto stiamo vivendo un tempo di grazia, ma anche, vorrei dire, come sorprendente vedervi nuovamente così numerosi, e soprattutto che in una tettoia, sotto la tettoia di una villa di campagna dei Castelli Romani, sembra di stare in una basilica. Questa liturgia, come forse voi pensereste il contrario, non è stata preparata nei dettagli, non c'è stata possibilità, siamo così, ci attrezziamo come meglio possiamo, ma penso che tutti voi stiate gustando questa liturgia come se fossimo dentro una grande basilica. Perché? Perché ciò che ci caratterizza è la vera fede. E oggi che cantiamo Alleluia, Cristo Gesù è risorto, il nostro cuore deve riempirsi di gioia, perché sappiamo che Gesù ha vinto. Gesù ha vinto, e quindi noi vinciamo con Lui. Gesù ha vinto sulla morte. Chi di noi può dire io vinco la morte? Nessuno. Ma se siamo uniti a Gesù, camminiamo con Lui, come dice San Paolo oggi nella lettera apostolica, viviamo di Lui, moriamo con Lui anche risorgeremo a vita nuova. E anche Cristo ha vinto il peccato. Tutti noi siamo peccatori, sperimentiamo di continuo la fragilità della nostra condizione umana, lottiamo contro il peccato. È un nemico infernale che si accovaccia alla porta del nostro cuore, e noi possiamo vincerlo perché Gesù Cristo l'ha vinto. Che parabola quella di nostro Signore. Ieri lo contemplavamo sulla croce, uomo dei dolori, inchiodato, umiliato, maltrattato. Ieri lo vedevamo umiliato e beffeggiato dai suoi nemici. Scendi dalla croce se sei il figlio di Dio. Lo provocavano. Ma il Signore è venuto proprio per questo, per dare la vita per tutti noi. Ha accettato di soffrire per noi che siamo peccatori. Ci ha salvato così, ci ha liberato. Ha pagato Lui il prezzo. Come quando si va a mangiare tutti insieme al ristorante e paga uno per tutti. Allora uno la prima cosa che fa è dire grazie, no?
Se te sei ospite di una persona ragguardevole che ti invita e paga lui, te mangi tutto quel che vuoi, soprattutto se sai che non paghi te, e allora poi però dici grazie. Così, figlioli cari, il Signore poi dopo si è alzato e ha pagato, è andato a pagare lui per tutti noi, senza che neanche ce ne accorgessimo, ha pagato lui. Allora questa sera noi vogliamo dirgli grazie, Signore, perché sei morto in croce per noi, pagando per tutti noi, ma soprattutto perché sei risorto. Oggi noi lo guardiamo così, vittorioso sul peccato e sulla morte. Oggi noi, con rinnovato slancio del cuore, di fronte a questa fiamma nuova, di questo nuovo cero pasquale che è protagonista della veglia, sappiamo che Cristo, che è luce, vince le tenebre del nostro cuore, della storia e del mondo. Io sono la luce vera, ha detto Gesù. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma sempre tu hai, se Gesù è nella tua vita, questa luce interiore che ti illumina, e Gesù diventa la luce dei tuoi passi, e tu gioisci perché non cammini nelle tenebre come tutti quelli che non lo conoscono. Noi questa sera, con tutto il piccolo resto che ci segue da casa, puntiamo i nostri occhi, soprattutto quelli del cuore, su di lui. Guardando questo cero con questa fiamma danzante, noi scorgiamo Lui, il Kyrios, il Signore risorto che ha vinto il peccato e la morte. E questa vittoria ci dà speranza. E questa vittoria pasquale ci dà gioia. E questa vittoria pasquale ci dà la forza per andare avanti. Speranza. Perché sappiamo che Lui è dinanzi a noi, Cristo, e noi dobbiamo solo seguirlo. E Lui è dinanzi a noi perché ci dà luce e perché Lui stesso è la via. Gioia, perché se Lui, Gesù, ha vinto il peccato e la morte, noi sappiamo che uniti a Lui vinceremo parimenti. E infine forza per andare avanti, che è una sfida importante per questi tempi col Covid, con la faccenda delle vaccinazioni, la guerra in Ucraina, i sistemi politici, i crolli economici, i divorzi, le famiglie sfaldate, un certo senso di tristezza per andare avanti. Conoscete l'urlo di Munch? È questo quadro famoso, molto emblematico. Quello è lo specchio dell'uomo d'oggi. L'urlo, l'uomo urla. Ma questa disperazione l'uomo può vincerla unicamente guardando a questa candela accesa che brilla nella notte. Questa candela sembra quasi voler far raggiungere il suo profumo verso quella zona lì, verso Ponente. E voi tutti che sapete che da questa parte a Ponente c'è Roma. Allora va, va fiamma luminosa. E raggiungi Papa Benedetto, raggiungi con la tua luce luminosa, cero pasquale, il suo cuore di padre di tutti noi. Oggi infatti Papa Benedetto XVI ha compiuto 95 anni, tutti insieme gli porgiamo i nostri più filiali e sinceri auguri, auguri santità, a nome di tutto il piccolo resto cattolico. Auguri di buon compleanno e auguri di buona Pasqua. Possa Gesù risorto dare al Santo Padre la forza anche a lui per andare avanti. Se lui, il Papa, forza, anche noi abbiamo forza. Se lui ci sorride, noi andiamo avanti e sentiamo tutti noi del piccolo resto la sua preghiera che ci accompagna. Realmente noi sappiamo che non si può incontrarlo, è impossibile poter sperare di vederlo, è circondato, non permettono di farlo, ma forse per quello allora il Signore ha trovato un altro modo per farcelo sentire vicino, nella comunione della fede. Quando preghiamo in unione col Papa Benedetto, noi veramente lo sentiamo vicino, più vicino che se fosse qui fisicamente. Possa la Madonna proteggerlo e sostenerlo. E a tutti voi, miei cari figlioli, che questa sera affollate questa villa dei Castelli Romani per questa veglia pasquale, auguro di tutto cuore
una Pasqua 2022 che vi travolga e che sia per tutti come un terremoto. Avete sentito nel Vangelo che Matteo, per raccontare la risurrezione, dice che ci fu un terremoto. E il terremoto nella Bibbia indica il passaggio di Dio. Ecco, allora vi auguro questo, che Dio passi nella vita di ognuno di voi, che il Signore passando vi dia questa luce che brilla nelle tenebre, perché se tu hai questa luce pasquale di Cristo risorto, la tua vita è luminosa. Auguri per voi che siete qui presenti, ma auguri a tutti quelli che ci stanno seguendo questa sera attraverso Radio Domina Nostra dalle varie parti d'Italia e del mondo. Auguri al piccolo resto d'Italia, auguri ai confratelli sacerdoti che desidero ringraziare di cuore per il paziente e prezioso lavoro di confessori che hanno svolto in questi giorni, Fra Celestino, Don Enrico Bernasconi, Don Natale, che si sono affiancati al mio lavoro apostolico pastorale per consentire a tutti di vivere bene il precetto pasquale. Auguri anche a loro, che il Signore li benedica, facciamo sentire tutta la loro, a loro tutta la nostra gratitudine. Auguri cari confratelli. Buona Pasqua e speriamo che la luce di Cristo risorto che questa sera ci rilancia, ci rinnova. Ah, io quella fiamma la sento tutta dentro adesso, fra un po' mi entra dentro. Ecco, allora speriamo che altri sacerdoti vengano fuori e sperimentino, come stiamo sperimentando noi preti, questi quattro gatti, la gioia di servire il popolo rimasto cattolico. E un augurio vogliamo rivolgerlo anche al piccolo resto di tutto il mondo, anzitutto al carissimo padre Gepard, che salutiamo tutti con affetto, certamente o seguirà o sta seguendo la diretta lui. Auguri caro padre, che il Signore le dia tanta forza come ce l'ha per andare avanti. Auguri a tutto il piccolo resto di lingua tedesca, così ben organizzato e così ben composto. E un augurio a tutti i fedeli della Spagna, a tutto il piccolo e pequeño remanente di lingua spagnola in America Latina, e in particolare a los amigos, a los hijos de Argentina y de Paraguay de Asunción y de Montevideo in Uruguay. Tanta benedizione. E ancora, miei cari figlioli, l'augurio finale per voi, per me, per tutti, per tutto il piccolo resto che fa un cammino irreversibile di crescita e di testimonianza della fede è questo. Una volta un giovane monaco andò a trovare un anziano monaco del deserto che aveva vissuto tutta la vita in comunione con Dio. Siamo nel deserto d'Egitto, dove quando tramonta il sole le montagne sembrano prendere tutte fuoco. E allora l'anziano monaco si sentì dire da questo giovane monaco: padre Giuseppe, abba Giuseppe, cosa devo fare per piacere a Dio? E lui non rispondeva, glielo chiese tutto il giorno, dal mattino, finalmente quando il sole ormai stava per tramontare, abba Giuseppe gli disse: seguimi. Lui piano piano salì l'erta della montagna. Poi, giunto sulla vetta, allargò le braccia a forma di croce. Diventò tutto di fuoco, luminoso. Sembrava che il sole lo avesse avvolto e volgendosi verso il giovane monaco con uno sguardo pieno di pace, di gioia, di luce, di amore, gli disse: se vuoi, diventa anche tu tutto di fuoco. Cari miei figlioli, con questo sguardo di luce, con questo sguardo di gioia, con questo sguardo di speranza, con questo sguardo di amore, a voi qui presenti, a quanti ci seguono, io dico: diventate tutti di fuoco e portate questa luce, questa gioia e questa speranza come le donne dal sepolcro al cenacolo, nelle vostre case. A tutti dite: Gesù è risorto, Gesù è la nostra speranza, Gesù ha vinto, alleluia, alleluia, a Lui, a Cristo risorto, la lode e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.